e imparare a navigare tra le onde dell'ego. Questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo navigare tra le onde, il mare magnum dell'egocentrismo del narcisista, perché dobbiamo sviluppare anche noi, tra virgolette, la nostra autostima e imparare quindi a navigare nel modo migliore tra questo modo di fare dei narcisisti. 250.000 euro devono dare a noi il contratto. Esatto, tra l'altro andatevi a vedere il video sul Titanic, sul Titan, che ho fatto un video sul Titan, perché questo è un po' un qualcosa di... Mi è salvato la vita, massimo piacere, Nianna, mi fa piacere. È interessante questo discorso del Titan, ho proprio fatto oggi un video dove cerco di esprimere un po' le motivazioni sul perché ci sono persone che pagano, ma al di là del pagare, perché quelli erano multimiliardari, non è quello il problema, ma perché vogliono mettere a rischio la vita. Questo è un modo di fare forse un po' narcisista anche, il desiderio di onnipotenza. Sono appassionato di mini sommergibili? No, va bene, per carità, ognuno può andare anche sul mini sommergibile, però il problema è che vai a 3.000 metri, 4.000 metri, ma di là del mini sommergibile ci sono anche altre cose, no? Il parapendio, scalare la roccia a mani nude, insomma, infilarti come topi di fogna nelle speleologie, nei buchi della roccia, e quindi... ai loro partner narcisisti. esatto, grande Giorgio. Ma cerchiamo di capire, quindi state sul divano a Savona, esatto, state sul divano, che almeno non correte rischi, si spera, perché poi ci sono sempre i meteoriti. Comunque, per prima cosa dobbiamo difenderci dal narcisista, quindi nelle complessità delle relazioni umane ci imbattiamo sempre più spesso, diciamo, in narcisisti, individui che presentano dei comportamenti perlomeno semi-narcisisti, cioè persone che nutrono un amore eccessivo per se stesse, che alimentano questo profondo, potremmo dire, senso di grandiosità, che cercano costantemente l'ammirazione, l'approvazione degli altri. Quindi dobbiamo per prima cosa imparare a difenderci e poi confonderli, perché difenderci e confonderli sono due cose molto importanti. Quindi cerchiamo prima cosa di difenderci. Per difenderci dobbiamo conoscerli. Conoscerli, come ho detto prima, per difenderti in modo efficace da un narcisista è importante comprendere i tratti tipici, i comportamenti tipici di queste persone, no? Della visione distorta che emanano di se stessi. Già il fatto che emanano una visione distorta di se stessi, tutte le persone che emanano una visione distorta di se stessi tendono a essere narcisisti. E poi il narcisista, certo che ti accusa, il narcisista proietta, questo il comportamento proiettivo, come dice Nian, è un comportamento fondamentale. Se il narcisista ti dice: ah, tu mi manipoli, è perché è lui che manipola te. Se ti dice: ah, tu sei una stronza, perché è lui che è uno stronzo. Questo è un dato di fatto. Tenete presente che chi vi accusa è scusatio non petita, accusatio manifesta, ma in questo caso è ancora peggio, no? Se qualcuno ti dice qualcosa, proiettano. È un po' come il narcisista, tra l'altro io credo che in questi sport, diciamo, come dice Tughi, in questi sport, possiamo definirli sport estremi, c'è sempre un po' di narcisismo, no? L'onnipotenza del narcisismo, perché tu credi di poter sconfiggere il mare, credi di poter andare nelle profondità del mare a 4.000 metri dentro un coso che sembra... A me quel cazzo di Titan mi sembrava un tubetto di dentifricio. Quindi tu vuoi andare a 4.000 metri dentro un tubetto di dentifricio, diciamo, sperando che non ti capiti niente. Oppure vuoi fare come Icaro, no? Che vuoi volare, poi però ti schianti al suolo.
Cioè, fai il buco, stacchi il paracadute all'ultimo per vedere quanto bravo sei. Ogni tanto qualcuno fa il buco nel terreno, ma questo è una cosa che ha, un saluto a Betty Cottage, questa è una cosa che ha un po' da dire, diciamo, di narcisismo, di, come dire, senso delirio di onnipotenza, no? Non si può dare del tuo al mare o del tuo alla montagna o del tuo all'aria. Esatto, e se qualcuno ti dice che sei un manipolatore, mandala a cagare, bravissimo Giorgio. Quindi questo è un punto di vista, un punto fondamentale, no? Dobbiamo mantenere una sana autostima, ma sana autostima non vuol dire delirio di onnipotenza, cioè uno che si autostima non ha bisogno per dimostrare autostima di entrare nel tubetto di dentifricio e andare fino a 4.000 metri di profondità, oppure di buttarsi giù senza paracadute. Una delle tattiche, diciamo, preferite dei narcisisti, infatti, è quella di minare l'autostima degli altri per accrescere, no? Il loro senso di grandezza, il loro delirio di onnipotenza. Quindi, difendersi richiede una solida autostima, cioè da riconoscere il nostro valore, aver fiducia nelle nostre capacità, sviluppare interessi personali, coltivare altre relazioni più positive, accettare anche i nostri difetti, perché ognuno di noi ha dei difetti. Dobbiamo imparare ad accettarli, imparare a stabilire dei confini con tutte le persone che vogliono invaderle, perché il narcisista è un invasore. Il narcisista è un invasore che ti invalida, quindi l'autostima dobbiamo crearla, dobbiamo crearla. Se uno te la distrugge, l'autostima non è un sommergibile che quando viene distrutto finisce. L'autostima giorno dopo giorno possiamo crearla. Intanto ripetendoci il mantra, e chi ha una bassa autostima dovrebbe ripeterselo continuamente: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Dovrebbe, salutiamo Katia Cravazza, dobbiamo dirlo in tutti, dobbiamo dirlo in tutte le salse, scriverlo nei post-it, metterselo, tatuarselo da qualche parte. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. E poi dovremmo fare delle cose, ad esempio, il mandare a fanculo il narcisista è un modo per, diciamo, far crescere l'autostima, no? Vaffanculo. Questo, ripeti, vaffanculo. Fagli il funerale, vai dal prete, digli: è morto Mario! È morto Mario! È morto Mario, gli dica una messa. È morto Mario, stava dentro il sommergibile, l'hanno schiacciato come un topo di fogna. Perché poi quelli nel sommergibile fanno alla fine veramente schiacciati come dei topi, schiacciati come dei topi. L'autostima, esatto, è un punto di partenza quotidiana, non è un punto d'arrivo. Condivido, grandissimo Giorgio. Tra l'altro, ha tutte le competenze, Giorgio, ed è vero questo, l'autostima è un qualcosa, è un, come dire, la goccia che scava la roccia, gutta cava lava, la goccia che scava la roccia. Piano piano dobbiamo utilizzarlo sempre di più. E poi non è detto che sia facile, eh? Non è detto che sia facile, però diciamo, però noi possiamo raggiungere le cose facili. Non dobbiamo, per aspera ad astra, cioè attraverso le difficoltà tu raggiungi le stelle. Quindi non è detto che sia facile, ma devi mettercela tutta, ci devi mettere tutte le tue energie per costruire l'autostima. Salutiamo Tug. Per mandare a fanculo il narcisista, per aspera ad astra, cioè vuoi raggiungere le stelle, lavora quotidianamente, ogni giorno, e mantieni sempre la giusta prospettiva delle cose, no? Cioè, perché il narcisista, interagire con un narcisista può confonderti, perché ti manipola, no? Quindi è importante mantenere la prospettiva
e ricordare che il comportamento del narcisista riflette i loro problemi interni, non riflette il nostro valore. Se il narcisista dice che non vali niente, è perché lui o lei non vale niente. E quello che il narcisista ti dice riflette i suoi problemi interni, riflette i suoi turbamenti interni. Quindi prendi le distanze emotivamente, diciamo, distaccati emotivamente dalle loro manipolazioni. Questo ti permetterà di vedere le cose in modo più obiettivo, non lasciare che le loro parole o le loro azioni ti feriscano. Questo è un altro punto fondamentale. E poi diciamo che devi imparare a mettere in atto. E tra l'altro devi imparare, questo non so se Giorgio Cameli è concorde o meno, ma penso di sì, è una strategia che io ho pensato, no? Perché non è che uno deve diventare empatico o non empatico, no? Perché il problema è che le persone empatiche tendono a cadere con i narcisisti, no? E ogni tanto uno dice, beh, meglio non essere empatici. Io credo che, voglio sentire anche l'opinione di Giorgio, che bisognerebbe imparare a sviluppare, potremmo definirla, un'empatia selettiva. Ecco, un'empatia selettiva, cioè essere empatici verso le persone che se lo meritano. Cioè, dobbiamo offrire la nostra empatia alle persone che se lo meritano, alle persone che ci danno in cambio, che c'è uno scambio emotivo, che sono a loro volta empatiche. Io te la do anche per primo l'empatia, ma poi mi aspetto di riceverla da te. Se ricevo una finta empatia, se ricevo prese per il culo, a te l'empatia te la tolgo. E questo è un punto importante, l'empatia te la tolgo. Salutiamo Elena, quindi non te la do più. Te la do l'empatia, ma poi dopo, quando te la tolgo, per me potresti finire nel sommergibile, finire sotto il treno, finire dove cazzo vuoi, sono problemi tuoi. Non ho più empatia nei tuoi confronti. Cioè, il che non significa perdere l'empatia. E questo credo che sia un concetto interessante, no? Perché, cioè, non è che uno deve diventare narcisista a sua volta o non empatico per avere a che fare con i narcisisti, ma sviluppare, diciamo, un'empatia selettiva a chi se la merita. E questo è un'empatia direzionata, come dice Giorgio Cameli. E a chi... E questo significa anche avere autostima. Ed evitare di entrare in competizione. I narcisisti cercheranno anche di portarti in competizione, no? E quindi usano dei comportamenti passivo-aggressivi, quindi evita di entrare in competizione col narcisista, concentrati su di te, sulla tua crescita personale, sul raggiungimento dei tuoi obiettivi, senza confrontarti con altri, con i narcisisti, perché non serve assolutamente a niente il confronto con gli altri. E una volta che ti sei difeso dal narcisista, puoi passare, tra virgolette, al contrattacco. Ho preso una testata pazzesca, ma Stella, ti va già bene che non c'è niente dentro la testa, che c'è la testa vuota. Stella, ti va bene che c'è la testa vuota, altrimenti se avessi avuto un cervello saresti dovuto andare a farti un attacco. Invece, avendo la testa vuota, non c'è problema, benissimo, sono un po' di dolore, ma va bene, essendo vuota, non essendoci cervello dentro la testa, non c'è problema, neanche nessun attacco. Bene, detto questo è un punto fondamentale, no, questo. Quindi dobbiamo imparare, diciamo, a confondere il narcisista. Quindi nell'arte di interagire con i narcisisti, secondo me, esiste una strategia che può essere impiegata per invertire, diciamo, il loro gioco manipolativo, no? Cioè confondere il narcisista attraverso l'uso intelligente di alcune strategie. Ovviamente, ad esempio, interagisco con il narcisista, qualunque cosa faccia per confonderlo, mantengo una calma. Fosse anche una calma apparente,
mantengo sempre la calma. Mantengo sempre la calma, ma però non faccio altro che mantenere la calma, che mantenere la calma. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, perché ci consente di raggiungere dei grandi risultati, ci consente di raggiungere dei top risultati e manda il narcisista in confusione, lo manda totalmente in confusione. Questo è un fatto molto importante, un fatto fondamentale. Poi diciamo un'altra cosa che dobbiamo fare, non dobbiamo dargli, intanto questo lo possiamo dire. Confonde il narcisista, no? Perché per confondere un narcisista è anche importante non rispondere alle sue provocazioni e si cercano la gratificazione dell'attenzione, no? E quindi noi non gliela diamo. Questo lo sconcerta, gli riduce il controllo sulla situazione. Un'altra cosa che dovete fare è dargli delle informazioni farlocche. Il miglior modo per volersi vendicare, la miglior vendetta del narcisista è dargli indifferenza ed essere felici. Perché il grave errore è cercare di combattere con un narcisista, perché vale sempre questo discorso, che se tu combatti nel fango ti sporcherai comunque, il narcisista ti trascinerà nel fango. Come dice Giorgio Carmeli, dagli indifferenza, rifiuto e abbandono, quindi non ti considero più. Per me sei come un elettrodomestico rotto, non vali niente, non voglio più interagire con te. La mia vendetta è dimostrare che posso essere felice non soltanto senza di te, soprattutto perché senza di te sono felice. Questa è la vendetta col narcisista. E poi, se dovete interagire con i narcisisti, raccontategli un sacco di balle, cioè non dategli informazioni personali. I narcisisti cercano spesso informazioni personali, raccontategli palle a tutto spiano, cioè non ditegli una cosa vera, iniziate a confonderlo, limitategli l'accesso alle vostre informazioni personali. Se abitate, che ne so, a Roma, ditegli che abitate a Udine, se abitate a Udine, ditegli che abitate da un'altra parte. Se fate un certo lavoro, ditegli che fate il lavoro opposto, raccontategli solo palle, soltanto palle. Questo lo manda in tilt, lo confonde, questo lo mette, diciamo, come dire, lo rende, diciamo, te lo toglie dai piedi. Esatto, ditegli il meno possibile. Bravo Giorgio Carmeli. E tutte le cose che gli dite, più sono confuse, più sono false, meglio è. Quindi, beh, se una persona viene da te, che vuol dire? Non è che può venire a casa tua, non esitate a denunciarlo, eh. Se una persona viene e vuole invadere la vostra privacy, non esitate a denunciarlo, non esitate a farlo diffidare, perché non è che uno si può presentare a casa. Quindi fate attenzione. Detto questo, levatevelo dai coglioni, e questo è un punto fondamentale. Comunque, rispondere in modo vago ed evasivo a quello che il narcisista ti chiede. Quando un narcisista ti fa domande, dovete sempre rispondere in modo vago ed evasivo per confonderli. Invece di dargli una risposta diretta, giocate con le parole, raccontategli una cosa e dopo ditegli un'altra, creategli confusione. Questo li manda in tilt, no? Perché non capiscono, non riescono a comprendere. Quindi, tra l'altro, trovatevi, non chiudetevi al mondo, apritevi al mondo, ditegli un sacco di scuse. No, guarda, stasera non ci sono perché ho un invito a cena. No, domani sera mi hanno invitata a fare un giro, che ne so, al Grand Hotel. Raccontate un sacco di balle, proprio
come dire, inventatele, sparatele grosse, sparategli un sacco di palle, quindi questo è un punto fondamentale. Non dategli accesso comunque alle vostre informazioni private, personali, riservate, e poi restiate o perlomeno mostrate indifferenza emotiva, come dice Giorgio Lira. Indifferenza, rifiuto, abbandono sono le cose fondamentali, no? Perché i narcisisti amano suscitare risposte emotive negli altri. Per confonderli devi perlomeno dimostrare un'indifferenza emotiva, non reagire alle loro provocazioni, mantieniti neutrale. Questo sminuisce il loro senso di potere e di controllo e tra l'altro rafforza te la tua autostima, che è un punto fondamentale. Quindi questo perché poi, come dicevamo prima, come diceva anche Giorgio, dobbiamo imparare a rafforzare la nostra autostima. E questo è fondamentale, no? Lavora sulla fiducia in te stesso, sul riconoscimento del tuo valore intrinseco. Devi essere sicura o sicuro di te, devi amarti. Questo ti renderà meno suscettibile, diciamo, alle manipolazioni, alle manfrine che fanno i narcisisti. Mantieni al tuo interno la tua coerenza, la tua stabilità emotiva. Non coinvolgerti nel loro ciclo di alti e bassi, rimani calmo nei tuoi atteggiamenti, non lasciarti come dire, intortare quando loro fanno love bombing e fottitene quando se ne vanno. Limita al più l'interazione. Esatto, quello che dice Giorgio Carmeli è vero, se uno non ti ama, vabbè, è sbagliato io, gli errori si fanno, l'importante è non ripeterli. Non dobbiamo stare a guardare gli errori fatti in passato. Abbiamo fatto delle cose, punto, e adesso non le facciamo più. È inutile che stai lì a rimuginare il passato, ho sbagliato, e beh, punto, basta. Uno ha fatto un errore, non ci pensa più, è per il futuro che devi fottertene. Non dobbiamo, esatto, bravo Giorgio, condivido appieno tutto quello che ha scritto Giorgio. Quindi dobbiamo sbatterci nei coglioni. O posso fare un errore? Va bene, ho fatto un errore, amen, ma non me ne frega niente. Per me conti tanto quanto un ferro da stiro rotto, che per me ferri da stiro già contano zero, che non so neanche usare. Figuriamoci il ferro da stiro rotto. Questo è un altro punto fondamentale. Thank you and goodbye. Arrivederci, grazie. Uno può fare un errore, punto. Non è che dobbiamo stare a piangere sul latte versato. Quello che è fatto, è fatto. E questo è un punto molto importante. Quindi segui queste indicazioni e vedrai che le cose andranno meglio. Dobbiamo limitare l'interazione e prendere cura di noi stessi fondamentalmente. Per confondere un narcisista dobbiamo, anche se dobbiamo interagire con il narcisista, dobbiamo limitare l'interazione con loro, dobbiamo limitarla totalmente. Quindi se come dire, il narcisista è il tuo capo ufficio o è il padre dei tuoi figli, tu devi ridurre il tempo e trattare con loro solo esclusivamente, che ne so, le motivazioni di lavoro, ma in modo freddo, asettico. O che ne so, se il padre dei tuoi figli dovrai trattare come genitore, ma in modo asettico, freddo. Non devi dimostrare emotività, devi diventare come i vulcaniani, no? Ricordate Mr. Spock, i vulcaniani che hanno questa cosa. Quindi dobbiamo imparare a confondere il narcisista. Richiede un po' d'astuzia, l'autostima, il controllo e mantenere la calma è fondamentale. Quindi attraverso questi due meccanismi, quindi prima lo riconosco e mi difendo e poi lo confondo, sono protetto fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale. Ma e poi non dobbiamo
stare a piangere, perché il problema è che dagli errori si impara, ognuno può fare degli errori e dagli errori si impara. Il vero problema è quando noi vogliamo ancora avere a che fare con questa persona, no? Perché quello è il vero problema. E dobbiamo semplicemente dare indifferenza, levarcelo dalla testa. Gli errori si possono fare, ma gli errori mi fortificano. Ma il vero errore sarebbe continuare a interagire con questa persona, quello è il vero errore, no? Quello è il vero errore fondamentale. Dobbiamo imparare a interrompere il blocco, interrompere lo schema, perché se continuiamo a restare nello schema e vogliamo interagire con lui, farà di noi polpette. Dobbiamo interrompere, dobbiamo bloccare, non dobbiamo più alimentare questo schema del narcisista. Siamo noi che abbiamo potere di farlo, non è che il potere glielo diamo noi. Soltanto stare a pensare, a rimuginare sul passato è un problema. L'orgoglio, tu ripeto, l'orgoglio, e poi chiudo questo discorso perché non voglio ripetere sempre le stesse cose, l'orgoglio uno lo recupera. È come dire, evitando di fare gli stessi errori ed essendo felice. Nonostante gli errori che ho fatto, sono felice, anche senza di te, soprattutto senza di te. E poverino, tu non sai quello che hai perso. Questo è il concetto di fondo. Dobbiamo imparare a dare valore a noi stessi e ammettere che possiamo fare degli errori, ma tutti fanno degli errori. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Tutti noi abbiamo fatto degli errori, l'importante è, diciamo, guardare oltre, fare altre interazioni, interagire diversamente e le cose andranno sicuramente meglio. E va, esatto, la partita è finita, bravo, bravo, come si dice a Roma, bisogna andare avanti, non dobbiamo stare a accozzarci, a stare lì a rimuginare, a fare partita chiusa. Ma io ho imparato e tu sei un coglione. Questo è il concetto di fondo, no? Nella nostra interiorità, questo è quello che dobbiamo imparare a fare. E